sempre saputo di non essere solo. Da sempre ho avuto persone che hanno creduto in me. Dice di averlo sempre saputo, Nicola Gratteri, di non essere solo. Ma è sempre bene ricordarlo e farlo a gran voce, come fatto da Reggio Non Tace, la personale scorta civica del procuratore reggino che nei giorni scorsi è stato indicato da un pentito di 'Ndrangheta come possibile bersaglio di un attentato dinamitardo voluto dal crimine organizzato. Ecco che alle voci, ai rumors di intimidazione, risponde il coro dell'associazione anti-'Ndrangheta reggina, nata dopo il primo attentato al procuratore di Landro. 200 persone munite di striscioni e messaggi solidali nei confronti di Gratteri hanno costituito una carovana che da Piazza Castello ha raggiunto il CEDIR, che ospita gli uffici della Procura di Reggio. Per le strade, al grido di Nicola Gratteri, fino ad invadere il piazzale interno del centro direzionale reggino per una breve ma intensa manifestazione di solidarietà verso il procuratore aggiunto, il quale, a lungo invocato, è poi giunto in mezzo ai dimostranti. Questo per me è importante per noi della Procura di Reggio Calabria, che pensiamo, speriamo di riuscire a fare di più, ad essere più credibili, perché noi non solo dobbiamo tutti essere onesti ma anche apparire tali, cioè la gente deve credere di più in noi, ma dobbiamo essere noi, soprattutto uomini delle istituzioni, ad essere più credibili. E la gente sta attenta, la gente ci osserva, ci guarda. E ha bisogno di essere più incoraggiata, ma noi possiamo incoraggiare la gente solo se facciamo bene il nostro dovere, solo se facciamo di più, se ci impegniamo di più, se stiamo più vicini ai bisogni quotidiani, cioè se non pensiamo non solo alla mafia e alla criminalità organizzata, ma anche a quelli che noi pensiamo o chiamiamo volgarmente reati bagatellari, ma che in realtà sono i bisogni della gente, i problemi anche della criminalità comune che preoccupano anche la città e il nostro territorio. Quindi io vi ringrazio, vi rassicuro l'impegno mio e di quello della Procura di Reggio Calabria, speriamo, vogliamo fare di più, almeno per quello che sono le mie forze e le mie energie. Grazie. Okay. A padre Giovanni Ladiana affidate le poche parole in rappresentanza di tutta l'associazione spontanea anti-'Ndrangheta, ma in questi casi a parlare non sono certo le parole, è da una parte e dall'altra. Resta da dire che Nicola Gratteri è forse l'unico magistrato italiano ad avere una personale scorta civica.